Allora, cari figlio, buongiorno. Mi è un po' che spettacolo che sono, eh? Sto facendo carriera nel mio piccolo blog culinario. Solo culinario, non culinario. Culinario, solo culinario. Bene, sto facendo come sto? Bene, bene, grazie. Non c'è di che. Allora, oggi vi faccio una ricetta. Visto che là viene mia figlia a mangiare, come primo gli ho preparato un po', tanto perché levarci la fame, gli ho preparato un po' di lasagnette, vabbè, alla Portofino, chiaramente. Vabbè. Ah, allora, dunque, vi faremo oggi un piatto tipico genovese, lo stoccafisso alla Ligure, stoccafisso alla Ligure. Allora, lo stoccafisso alla Ligure è un piatto semplice, ma però bisogna farlo bene, perché se no uno sa nemmeno, come si dice a Siena. Allora, gli ingredienti di base sono nasciola, cipolla, un po' di agio, aglio, oie, di quelle negre, quelle senesi, quelle liguri, olive, caperi, patate, e patate, che vivono sempre, patate. Io ci metto il pepe, io ci metto il pepe, olio vino bianco, olio extravergine e una scatola dei pelati. Oh, mica ne metto una scatola perché siamo in quattro e allora che vuoi. Mentre per quanto riguarda le proporzioni dello stoccafisso, allora le proporzioni dello stoccafisso sono così fatte. Io qui ne ho un chiletto, ne ho un chiletto. Un chilo di stoccafisso ci mangerebbero sei persone, via. Poi se ognuno ha i suoi guys, dipende che fame che hai, dipende da come, se fai piatto unico, se non fai piatto unico. Comunque se avanza, lo stoccafisso è buono, anzi è più buono il giorno dopo, quindi non c'è problema. Quando lo fate, abbondate, abbondanti abbondantum, non lo so cosa vuol dire, ma ve lo dico lo stesso. Va bene. Allora, per prima cosa prepariamo tutti gli ingredienti e faremo un soffritto di aglio, cipolla. Ah, mi sono dimenticato una cosa molto importante, che ce l'ho nel congelatore, che lo tiro fuori, il prezzemolo, che ci vuole il prezzemolo, mi raccomando. Allora, una cosa importante, la prima cosa importante da fare è quella di levare le resche e la pelle allo stoccafisso. Come si fa? Come si fa? Ora io vi faccio vedere un attimino come si fa. Io ho preparato, poi chiaro, ognuno fa, io ho preparato un attimo una pentola con l'acqua bollente, con l'acqua bollente. Allora, noi prendiamo allora, acqua bollente, noi prendiamo i nostri pezzi di stoccafisso, li mettiamo a bollire in acqua bollente per un paio di minuti, 5 minuti, eh? Allora, passati un po' 5 minuti più o meno, prendiamo il pezzo di pezzi di pollo e come vedete viene via la cosa e la lisca viene via. Ecco qua. Questo è per chi magari non vuole trovarsi nel piatto le lische, eccetera. Io questo ve lo faccio solo vedere a livello di informazione, perché ognuno la propria cucina la fa un po' come vuole. Ecco qua. Qui rifacciamo la stessa operazione di prima, leviamo la lisca. Aia, benissa brucia. Ah, oh! Ecco qua. Leviamo la lisca e leviamo la pelle. Benin brucia. Porca della miseria. Oh, ecco qua. Questo, ecco, questo ve l'ho fatto vedere a livello di informazione per quelli, come vi ho detto prima, che non vogliono trovarsi nel piatto le lische, il coso, eccetera, eccetera.
Invece io nella mia cucina, modesta cucina, nella mia modesta cucina, ci metto, preferisco mettere, quando facciamo la cottura, preferisco metterli sia con la lisca che con la pelle. Perché? Perché mi sono accorto che poi alla fine è più gustoso, diventa più gustoso. Poi a levare, si fa presto a levare anche dopo. Questo è il più grande. Ora procediamo con la preparazione. Allora, cominciamo col preparare le patate. Le tagliamo a quadratoni, pezzettoni belli grossi, perché poi alla fine ha di tutto il lavoro, la patata resterà, è quella che poi sarà più buona di tutto. Ecco qua. Voilà. Ecco qui, patate, le patate, eh? E qui abbiamo la patata. Ora, tritiamo la cipolla. Faremo un bel soffritto. Qui c'è l'aglio. Aglio, mi raccomando, non dite a mia figlia che io ci metto così tanto, perché poi mi puzza l'anito, mi puzza l'anito, però non manca buono, buono, ma però mi puzza l'anito. Ecco qua. Cipolla. Aglio, eccoli, ok, ora olio extravergine, dobbiamo fare un bel soffritto, ok, allora le patate le mettiamo qua, questo via. E mettiamo prezzemolo abbondante. Prezzemolo ce ne deve essere perché deve venire praticamente di colore quasi verde. Oh, bene. Ok, questo lo leviamo. Eccoli, questo è il soffritto, preparazione del soffritto. Allora, fuoco alle micce. Voilà. Cominciamo col soffritto. Tanto che comincia questo soffritto, prendiamo i capperi e io li metto tutti tritati, perché a me sinceramente non mi piacciono gli intrighi. Allora, io cosa faccio? Prendo il pelato, lo metto nel frullatore, i pelati, sì, domani, i capperi ce li metto dentro, voilà, e a questo punto vado a frullare tutto insieme. Ok, e questo è, siamo a tiro. Allora, come comincia a bollire, andiamo ad aggiungere un dado. Pepe, quanto basta, dipende da quanto vi piace a voi, e un po' di vino bianco. Eccoli. A questo punto
facciamo riprendere il bollore e andremo ad aggiungere lo stoccafisso. Ecco che bolle. A questo punto mettiamo lo stoccafisso a pezzettoni. Eccoli. Come vi ho detto, io preferisco non levarle le esche e le cose, perché ho visto che gli dà più sapore. Eccoli, ora faremo cuocere. Se vedete che è poco il liquido, non fate altro che aggiungere un po' di acqua. Eccoli. A questo punto facciamo cuocere un 15 minuti, 15-20 minuti, prima di aggiungere le patate. La patata dovrà cuocere anche lei il tempo di cottura di un 10-15 minuti. Ecco, questa è la preparazione per lo stoccafisso alla ligure. Stoccafisso alla ligure, come chiaramente lo faccio io. Poi ognuno ha le sue versioni, ha le sue cose, ma fondamentalmente è fatto così. Ecco qua. Adesso sono passati un quarto d'ora, 20 minuti, lo stoccafisso si è già disfatto. A questo punto noi aggiungiamo le patate, le mettiamo in maniera che si coprano e cuociano. Ecco qua, qui adesso non dobbiamo far altro che aspettare ancora un quarto d'ora che le patate siano pronte. A questo punto non ci resta che aspettare la cottura delle patate e dopodiché il piatto è pronto. Detto questo, buon appetito! Stoccafisso alla ligure.